Configurazione generale. È possibile configurare un Select Stream tramite la voce di menu Strumenti, Configurazione generale. Questo attiva una finestra di configurazione suddivisa in due parti principali. Nella parte sinistra si trova un'alberatura tramite la quale è possibile accedere a ogni singola funzione della Select Stream. E mentre nella parte destra c'è la possibilità di andare a configurare nello specifico ognuna di queste funzioni. Questa finestra ha delle caratteristiche. Innanzitutto, ogni microsezione ha la possibilità di essere ripristinata ai valori default tramite questa apposita freccia azzurra. Facciamo un esempio: io voglio cambiare per il tabellone i titoli, anziché avere un carattere di corpo 8, averlo di carattere di corpo 18. Nel caso in cui io voglia ritornare alle condizioni default, basta premere questa freccia azzurra e verranno ripristinati i valori di fabbrica al valore di 8. Questa funzione di ripristino dei valori di fabbrica può essere anche fatta per la totalità delle funzioni presenti all'interno della configurazione generale, quindi non solo del tabellone o della singola voce, ma proprio di tutte le voci presenti nella configurazione generale tramite il tasto default. Premendolo, verrò avvisato che tutte le varie voci verranno ripristinate ai valori default, io dirò sì, e tutte le voci verranno ripristinate alle loro condizioni iniziali. Sempre per poter agevolare la gestione di questa configurazione, tutte quelle voci complesse dove ci sono tantissime funzionalità da impostare sono state razionalizzate e ottimizzate tramite un apposito tasto avanzate. Questo mi permette quindi di fare delle configurazioni veloci o diciamo canoniche per le voci di base, mentre se voglio andare a fare delle configurazioni nel dettaglio, tramite il tasto avanzate, in questo caso dei colori o in questo caso delle opzioni base, avrò la possibilità di andare a configurare nel dettaglio la singola funzione. Questo mi permette di avere accesso velocemente a tutte quelle informazioni di uso comune, mentre con l'avanzate di avere accesso a quelle funzioni specifiche per andare a fare una configurazione di dettaglio. Sempre per permettere una maggiore facilità di impostazione, c'è la possibilità di fare le impostazioni comuni, cioè andare a variare quelle voci che avranno un impatto su tutte le funzioni che contengono quella specifica voce. Quindi anche in questo caso facciamo un esempio specifico, io voglio cambiare in tutta la Select Stream i titoli in modo tale che non abbiano un corpo 8, ma bensì un corpo 14. A questo punto io verrò avvisato che queste modifiche verranno applicate a tutti gli strumenti. Nel momento in cui faccio conferma, ovunque io troverò la voce titoli, le troverò con un carattere a corpo 14. Come detto prima, se voglio ritornare alle condizioni default, lo posso fare o per una singola voce, premendo il tasto con la freccia azzurra, oppure per tutta la Select Stream premendo il tasto default in cui verranno ripristinate le condizioni default di tutte le voci. Quindi in questo caso vediamo che anche il tabellone è ritornato con il suo carattere default.